comincerei subito col chiederti, dal momento che c'è insieme una memoria dell'epoca e una riflessione che è venuta più volte su quel periodo e su quell'evento, come i due momenti tra loro vicinissimi dell'attentato alla banca di Piazza Fontana e dell'uccisione di Pinelli hanno o costituito una sorta di discorso unico o sono stati due momenti che invece hanno posto il problema di come farli convivere e se uno ha preso il sopravvento sull'altro rispetto non solo a te personalmente ma anche alla dimensione politica collettiva che si stava vivendo. No, io non direi che uno abbia preso il sopravvento tu intendi che Pinelli abbia preso il sopravvento sulla strage? Non direi. La morte di Pinelli è apparsa come una specie di suggello che, per così dire, perfezionava la strage, no? Una possibilità, un rischio che questo avvenisse c'era, no? Cioè che noi, per così dire, cioè i militanti rivoluzionari, non so, intanto gli anarchici prima di tutto, ma poi noi estremisti di sinistra, diventassimo i paladini della verità su Pinelli e la società civile democratica diventasse invece la custode della denuncia sulla strage. A me pare che non sia successo. E noi non abbiamo avuto dubbi sull'origine della strage e il destino di Pinelli è stato per l'appunto la controprova definitiva. Casomai, quando oggi, adesso c'è un anniversario rotondo quest'anno, siamo nel 2019 e usciranno molte cose. Io non parteciperò, ma so che usciranno dei libri che ristudieranno le cose, che saranno importanti. Per esempio, ce ne sarà uno del mio amico Enrico De Aglio, proprio sulla strage di Piazza Fontana, ristudiata e riraccontata. Ne usciranno altri, uscirà un libro di un giornalista, credo molto bravo, trentino, che si chiama Paolo Morando, dedicato agli attentati esplosivi, alle bombe e al rapporto fra l'inchiesta completamente manipolata e strumentalizzata sulle bombe della fiera e della stazione del 25 aprile dell'agosto sui treni come antefatto preparatorio della strage, della pista seguita sulla strage. Quindi, diciamo, sarà un anno importante. La cosa più importante per me è che ho scritto un libro su Pinelli, intitolato La notte che Pinelli, e poi ho scritto un altro libro che non ho nemmeno pubblicato, a cui non tenevo affatto, che ho sentito di dover scrivere per una emergenza, per così dire, cioè per la combinazione fra il libro di un cialtrone che si chiama Cucchiarelli, che prometteva di rivelare la vera verità sulla strage di Piazza Fontana, un libro inconcepibilmente balordo, e gravemente anche balordo. È una cosa molto più grave, e cioè che il film di Giordana, intitolato Romanzo di una strage, sposò, sia pure con qualche cautela, la tesi contenuta principale contenuta in questo libro, e cioè che tutto nella vita sia doppio, quindi che a Piazza Fontana c'erano due attentatori, due bombe, due borse, due taxi, due di tutto, e che anche in tutti gli altri attentati,
compresa eventualmente Piazza della Loggia, ma anche quelli coevi di Roma, della Banca Commerciale, eccetera, c'era sempre il raddoppio di tutto. Ora, questo era un caso di ubriachezza molesta, cioè bevi, vedi doppio e lo racconti, però è stato preso sul serio e dunque questa è la ragione per cui scrissi un libro supplementare per dimostrare l'assoluta sì, cialtronaggine di questa operazione, che era un'operazione molto grave perché tentava di conservare, sia pure in una posizione da marionette semi-incolpevoli, la responsabilità di Valpreda e dello stesso Pinelli. Cioè c'erano delle bombe destinate a fare chiasso, quindi dimostrative, che erano quelle che portava Valpreda, per esempio, alla Banca dell'Agricoltura. E poi c'erano i manovratori che gli avevano messo in mano queste bombe destinate, nelle loro intenzioni essere dimostrative, che avevano mandato il loro emissario a mettere la vera bomba destinata a fare la strage, da imputare poi agli anarchici, a Valpreda e allo stesso Pinelli, che sarebbe stato al corrente in questa fantomatica ricostruzione. Pinelli diventa uno che sventa due dei sette attentati programmati per quella circostanza. Vabbè, tutto questo è un puro delirio, oltretutto documentato come tale dalle carte che questi non hanno né studiato né tantomeno visto, per cui dicono degli strafalcioni insopportabili. Però queste cose che io ho studiato meglio che ho potuto, a distanza di molto tempo, io a quell'epoca ero molto impegnato nella campagna per difendere la memoria di Pinelli. Il fatto che ci fossero due filoni comunque di cui fare la controinchiesta, una quella su Piazza Fontana e sulla strada, e l'altra sulle manipolazioni e deviazioni di cui l'uccisione di Pinelli era stato il momento più eclatante. Ecco, era facile vederle separate ma cercare poi di connetterle, o in qualche modo una tendeva ad appiattirsi sull'altra? Sì, io penso di no. Quello che è successo in realtà è che dopo il primo momento in cui la cosa principale era prendere posizione, cosa che hanno fatto molto pochi, il primissimo momento intendo, cioè prendere posizione sulla strage, sulla sua matrice, sul suo significato, sul suo rapporto con il contesto politico e sociale di quel tempo, e poi sulla defenestrazione di Pinelli. Quel punto essenziale, diciamo, fu coperto da noi e da altri pochi all'inizio. Poi si aggiunsero voci che sarebbero state molto importanti nella campagna per la verità, che erano voci di persone che allora si sarebbero definite democratici, coerenti, eccetera, insomma. Per i quali sembra che però la molla che ha fatto accelerare, se non altro, la loro presa di coscienza è stata proprio l'uccisione di Pinelli. Sicuro, sicuro. La strage di Piazza Fontana venne presentata immediatamente con una impudente sicumera come opera di anarchici, no? Persino nei comunicati ufficiali governativi, forse persino in quello presidenziale, sì, esatto. C'erano queste espressioni tutte al più rese prudenti dall'espressione anarcoidi, elementi anarcoidi, eccetera. Ma insomma si era preparato tutto per quella pista. Quello che la vera separazione che è avvenuta subito dopo è stata quella fra chi si specializzò nell'indagine sulla strage e in generale sul terrorismo parastatale, diciamo, per non chiamarlo tout court di Stato, che sarebbe secondo me un eccesso, ma, e invece quelli che continuarono a fare i militanti politici dedicandosi ad altre cose. Per esempio io, questa specializzazione poi si chiamò controinformazione, o in altri modi ogni organizzazione, movimento aveva il suo corpo via via più separato che si occupava di queste cose, oltretutto con un grandissimo sacrificio umano,
occuparsi di queste cose provoca una tristezza e una desolazione e molto spesso un vero tracollo nervoso in chi lo fa professionalmente. Questo succede persino alle forze dell'ordine e all'intelligence degli stati, non persino, succede a volte in modo tale da renderli autori di deliranti, demenziali paranoie, però è successo anche con molti di quei militanti. Io per esempio non ho mai fatto niente di tutto questo, sono stato semplicemente un lettore dei risultati che altri presentavano. Risultati molto importanti, per esempio il libro La strage di Stato, anche se in fondo quello che regge nella ricostruzione puntuale della strage di Stato non è moltissimo. Però quello che regge è la convinzione di da che parte stavano quelli che facevano queste cose. Ora, quello a cui volevo accennare prima, invece, venendo ai tempi vicini, è che quando io stesso ho ripreso in mano queste cose, oltretutto forzato dalla mia vicenda personale giudiziaria, la mia imputazione, poi condanna come mandante dell'omicidio di Calabresi, eccetera, ha avuto un limite molto grosso nel fatto che io non avevo visto, ho visto veramente tardi, le carte, che sono state poi pubblicate in questi studi sulla presenza di Russomanno e dell'intera banda degli affari riservati di Roma nella questura di Milano mentre Pinelli era fermato, mentre Valpreda veniva arrestato, eccetera. Tutto questo ha cambiato, secondo me, radicalmente lo scenario di quella questura. E quindi, diciamo, lo scrupolo e la meticolosità con cui io avevo ricostruito in maniera per me molto convincente quello che era avvenuto in quella questura nel corso di quei 3 giorni, dalla sera del 12 fino al 15, manca di un elemento assolutamente decisivo, cioè che la questura era in totale balia di questi emissari degli affari riservati romani, un gruppo numeroso, per cui niente è avvenuto che non fosse sotto il loro controllo. E tutto questo, di cui è inutile che parliamo ora, altri se ne sono occupati bene e se ne occuperanno ancora in questo anniversario, però tutto questo significa che la convinzione della premeditazione, per così dire, della regia in tutta la trama che porta da quegli attentati preparatori fino alla strage e fino all'incriminazione degli anarchici e dello stesso Pinelli, oltre che naturalmente Valpreda, è molto più forte. Se io riscrivessi oggi le cose che ho scritto sulla notte che Pinelli e così sarei molto meno indulgente nei confronti delle responsabilità dirette. Cioè non tanto nei depistaggi e nelle omissioni, ma nelle fabbricazioni deliberate rispetto alla strage. Io penso che la nostra generazione, grosso modo, anche se non ha poi approfondito, ma l'idea che la strage fosse di Stato, che la copertura fosse di Stato, che il depistaggio fosse di Stato, è entrata un po' in modo diffuso, molto al di là del numero dei militanti o dei simpatizzanti o anche di quei democratici che tipo. Credi che questo sia in qualche modo avvenuto anche poi nelle generazioni successive o che questo anniversario può essere un'occasione per cercare di parlare in forme ovviamente molto diverse ai più giovani per raccontare un pezzo di storia che probabilmente non conoscono o conoscono in modo semplificato, manipolato. Io conto che lo sia questo anniversario, in generale rifuggo dagli anniversari politici, così mi sento appena come uno che ha scampato il pericolo perché è finito l'anniversario del 68, avevo pensato di trascorrere un anno intero lontano
dalle tentazioni, diciamo. Però in questo caso diciamo, c'è un aspetto molto, molto più importante, cioè quello che è successo nelle generazioni successive. 50 anni sono un periodo enorme, cioè davvero enorme, se non fosse perché la longevità contemporanea... E la differenza tra il 68 e la fine della Prima Guerra Mondiale. No. Appunto, della Prima Guerra Mondiale. Sì, appunto. Appunto, un periodo così enorme secondo me ha significato due cose completamente opposte. La prima, una perdita completa della memoria e dell'interesse per queste cose. Cioè, le generazioni successive, noi siamo diventati longevi, noi, io in particolare, sono diventato del tutto vecchio, ma lo spazio delle generazioni si è accorciato, no? Cioè, una volta si diceva 25 anni, non so. Secondo me oggi le generazioni sono molto più brevi, bruciano la loro iniziazione. E queste generazioni non hanno più avuto idea di che cosa fosse successo, e quando ne avevano sentore attribuivano autori, responsabilità, eccetera, nella maniera più casuale, arbitraria, capricciosa, spesso grottescamente infondata, no? Non so, forse l'autore della strage di Piazza Fontana per molti sono io, non so, però le Brigate Rosse per esempio vanno forte quando si... Per un altro verso, un effetto fra persone più informate o persone che addirittura hanno costruito delle carriere sullo studio di questi argomenti, un effetto è stato una fortissima sopravvalutazione del complotto e delle responsabilità dello Stato. Cioè, queste persone che hanno perso qualunque rapporto con il contesto di allora, cosa che succede sempre quando escono di vita i testimoni e subentrano gli storici. Gli storici hanno un grande vantaggio, che non hanno più nessuno che si ricorda come erano le cose a dirgli sei completamente fuori strada nelle cose che tu studi. Poi hanno anche un altro vantaggio, cioè di avere una sufficiente serenità e capacità obiettiva di documentazione, mentre i testimoni hanno un grado di compromissione inevitabile. Però questa storia del contesto è decisiva, e cioè il non avere più una memoria concreta fondata del contesto in cui si svolgevano quegli episodi così drammatici, così importanti e a volte così fatali, significa che quella che allora era una coraggiosa presa di posizione contro responsabilità di potenti diventa una specie di partito preso del sospetto nei confronti di qualunque autorità, per cui ci si sente coraggiosi e più vicini alla verità. In particolare oggi questo è diventato lo stato d'animo prevalente, diciamo, quello che spiega la situazione civile, politica, governativa dell'Italia nel 2019, per cui una posizione di sospetto assoluto, senza riserve nei confronti di qualunque autorità, è quella che si avvicina di più alla verità. Cioè i titoli che dicono, che si procurano un pubblico dicendo tutto quello che credete di sapere è falso. Il peso che ha avuto la memoria e la ricostruzione, anche le ricostruzioni storiche sull'affare Moro, che hanno costituito forse un elemento in cui il complottismo ha avuto tantissime possibilità diverse, in cui comunque le spiegazioni, anche se differenti e contrastanti che andavano, erano tutte di tipo complottista. E questo elemento ha fatto probabilmente forse rileggere anche, ha appiattito quello che era avvenuto in un contesto che era molto diverso, quello di 10 anni prima, anche
quel momento o no? Forse, però io trovo che questo dilagare della paranoia politica non è legato soltanto a un episodio, o tanto a un episodio, seppure enorme, come l'uccisione della scorta di Moro, il suo sequestro e poi il suo assassinio. È piuttosto una specie di segno caratterizzante dei nostri tempi in maniera molto più universale e purtroppo molto più internazionale. Non vorrei perché essere frainteso, perché il sospetto, cioè un grado di paranoia, per così dire, un grado di diffidenza, è assolutamente necessario a cogliere dettagli che altrimenti passano del tutto inosservati. Insomma, ho sempre pensato che Otello, che la gelosia morbosa di Otello gli permetta di capire delle cose che riguardano il fazzoletto di Desdemona che nessun altro in una condizione normale e non di tempesta emotiva avrebbe potuto apprezzare. Dopodiché il risultato generale di questo acutizzarsi dei sensi nei confronti del dettaglio è che poi lui strozza la povera Desdemona. Così la ricerca su quegli anni da parte di chi non c'era ha rischiato di strozzare Desdemona. Cioè quello che oggi non si può rimproverare agli studiosi di quel tempo non è un eccesso di fiducia e di credito dato alle autorità, ma per così dire il contrario. E non perché le autorità meritino una qualche fiducia, tantomeno a priori, figuriamoci, ma perché diciamo c'è una specie di insaziabilità nei confronti della verità. La verità non è sufficiente. Non è sufficiente nei confronti di Moro. Cioè, come ammettere che un delitto di questa portata smisurata, no? Tracotante, che colpisce la persona più importante della vita pubblica italiana in questa maniera così brutale, così feroce, così piena anche di scherno, eccetera, sia solo opera di questi quattro scalzacani delle Brigate Rosse. Non può essere così. Com'è possibile che Falcone e Borsellino siano stati uccisi solo dalla mafia? Solo dalla mafia. La mafia non basta mai. Il mio amico Mauro Rostagno, persone in buonissima fede e di totale devozione, non possono immaginare che Rostagno sia stato ucciso solo dalla mafia. E anche quando si tratti della mafia associata con l'andrangheta, della mafia e dell'andrangheta associate, con ci deve essere sempre i deviati dello Stato, eccetera, c'è sempre qualcosa che rimanda, che sta dietro e sotto e che rende incontentabile chi studia queste cose. Se tu dovessi indicare a qualche studioso che avesse la possibilità davvero di trovare anche nuovi documenti, nuove testimonianze, eccetera, quali sono gli aspetti che gli indicheresti come quelli su cui indagare ancora un po', sia rispetto a Piazza Fontana che rispetto a Pinelli? Sai che la tua domanda mi mette in grave imbarazzo, perché io penso che non ci sia nemmeno un angolino in cui andare a spazzare ancora. Io penso che questa è una bella risposta. Io penso che sia tutto chiaro, con un di più di spudoratezza. Cioè, nelle cose che usciranno quest'anno sicuramente avrà un peso molto maggiore di quanto non abbia avuto finora un romanzo scritto da moglie e cognata, non so, di Freda, non l'ho letto, ho letto solo degli stralci,
di Franco Freda, che come sai è l'autore della strage, insieme a Ventura. Questa secondo me è una verità sostanziale, storica, non solo giudiziaria, ma lo è anche giudiziaria. Semplicemente hanno dichiarato che non potevano più essere processati, essendo stati già assolti una volta, e non si può, né bis in idem, come dicono gli esperti. Queste signore, al riparo da qualunque conseguenza giudiziaria, hanno scritto un libro romanzato in cui raccontano esattamente le responsabilità di questi loro uomini, il modo in cui sono andate le cose. Mi hanno fatto un libro. La stessa cosa secondo me vale per quasi tutto quello che... Io non so cos'altro c'è da sapere sulla strage di Piazza Fontana. Persino chi è stato e perché, eccetera, lo sappiamo. Ma persino dei depistaggi c'è ancora pochissimo da sapere. Non so, io non sono un esperto e leggerò con attenzione quello che scrivono quelli che stanno ristudiando queste cose, però... quello che è avvenuto non è tanto l'effetto della prescrizione, ma di quella prescrizione imprescrittibile che è il tempo che passa, cioè i protagonisti che muoiono, così Russomanno è morto, D'Amato è morto, sono morti tutti, fra poco saremo morti anche noi tutti, erano morti molto prima le vittime di Piazza Fontana e Pinelli, ma non so, io non avrei molto da chiedere a nuovi studiosi, avrei da aspettarmi e mi aspetto e spero che il racconto di queste cose sia così nitido, così efficace. Ma per esempio l'ipotesi che una qualche discussione all'interno dei diversi ambiti statali, politici, istituzionali, ministri democristiani, carabinieri, alti carabinieri, polizia, ci sia stata di discussione di questo, per esempio. Questa è una cosa possibile, è una cosa su cui non c'è documentazione e sicuramente non si troverà, ma che potrebbe permettere anche di capire non solo il depistaggio, ma come in qualche modo quel depistaggio e quelle uccisioni e stragi fossero state utilizzate poi per farsi conti all'interno della grande classe dirigente dell'epoca. Sì, sì. Persino su questo io ho l'impressione che sappiamo com'è andata, sappiamo anche quali erano le posizioni rispettive, reciproche, lo sappiamo per quello che riguarda le indagini e i protagonisti delle indagini che furono o ignorati o addirittura destituiti strada facendo, la pista veneta, la sua precocità, cioè era tutto lì, certo, disponibile, eccetera, e questo lo sappiamo. Sappiamo persino cosa è successo nel potere governativo, no? Sappiamo che questo povero democristiano Vicentino di Rumor, che avrebbe dovuto essere il titolare di un colpo di Stato, si è spaventato di fronte alla portata di questo avvenimento e si è ritirato indietro come una lumaca nel suo guscio, insomma, compreso l'aspetto viscido della cosa. Lo sappiamo, insomma, persino i suoi colleghi l'hanno detto. Nel memoriale di Moro della cosiddetta orrenda prigione del popolo, Moro dice queste cose, chi è stato a fare Piazza Fontana, quali sono le responsabilità dei servizi dello Stato. Cioè, sì, potremmo sapere qualche aneddoto in più, insomma. Taviani ha promesso più aneddoti di quelli che ha fornito, però neanche forniti. Non so, ho l'impressione che veramente ci fa piacere trascinarci dietro dei misteri che non ci sono più. Una fune con dei scatoloni vuoti, diciamo, dei misteri che non ci sono più.
Tu Pinelli non l'avevi conosciuto? No, non l'ho mai conosciuto, mi dispiace molto perché si capisce che è una delle persone che valeva più la pena di conoscere. Però gli ho voluto molto bene, insomma, quando è successo questo. Per me, come per tanta gente come me, dei miei di allora e così, quello è stato un momento umanamente proprio sconvolgente che ha cambiato radicalmente la nostra vita, insomma. Cioè, non era mai successo prima che uno di noi, io non ero più nemmeno tanto giovane, ma che uno di noi potesse avere, sentire un rapporto così con delle bambine orfane di qualcuno, cosa che non è mai mutata per quello che mi riguarda.